Michela, com'è andata la manifestazione di oggi? Come mai sei in piazza? Oggi siamo qui in piazza per ribadire la nostra voce contro la buona scuola, che è una riforma, e va di pari passo insieme a tutte le altre riforme, quelle del piano casa, del gestato, dello sblocco Italia. È una riforma che vuole creare degli individui sfruttati e sottomessi. Noi siamo qui oggi in piazza per ribadire la nostra voce contro questa riforma della buona scuola, una riforma che va di pari passo con tutte le altre riforme che si stanno portando avanti in questo periodo, quindi Sblocca Italia, Jobs Act, Piano Casa. È una riforma che ci vuole degli individui sfruttati e sottomessi, a partire appunto dal mondo della scuola, dove c'è un presidente manager che può decidere chi assumere, chi licenziare, può prendere tutte le decisioni all'interno della scuola, e lo studente è il protagonista del mondo in cui vive. Una scuola dove con l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria soprattutto negli istituti tecnici, lo studente è fin da subito sfruttato dalle aziende dove deve lavorare gratis. Noi non ci stiamo qui a questo mondo, non ci stiamo a questo mondo di precarietà e di sfruttamento, e vogliamo qualcosa di diverso, ed è anche per questo che oggi pomeriggio ci ritroveremo con Roma Città Aperta per ribadire la nostra voce contro il prefetto Gabrielli, un prefetto che ha militarizzato questa città in nome del Giubileo, che ci ha impedito oggi, ha cercato di impedirci oggi di scendere in piazza, tirandoci le metro, cercando di impedirci di fare un corteo all'interno del centro di Roma. E noi pensiamo invece che il motivo per cui siamo legati anche alla lotta per la casa è perché noi pensiamo che dobbiamo unirci e unire le forze e creare un movimento dal basso, un movimento sociale che dica no a tutto questo.